è stato un incidente. La gente non sa quello che sono capace di fare, deve avere paura. Le dichiarazioni scioccanti sarebbero state fatte da Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovic, la pensionata scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata morta in un bosco il 5 gennaio 2022. La procura aveva proposto di archiviare il caso come suicidio. Tuttavia, la famiglia di Liliana si è opposta e ha ottenuto il proseguimento delle indagini. Recentemente, il cadavere dell'ex impiegata è stato esumato per consentire al medico legale di effettuare una nuova autopsia. Gli esami dovranno stabilire se Liliana si è tolta la vita o se è stata uccisa. C'è anche una terza ipotesi, avanzata dal marito. L'uso del condizionale è necessario poiché le presunte parole di Sebastiano sono state riportate da un testimone. Questo testimone ha anche dichiarato di aver subito minacce da parte di Sebastiano. Ora cerchiamo di capire cosa è accaduto. Qualche settimana fa, la proprietaria di un albergo frequentato spesso da Liliana e suo marito è stata interrogata per la prima volta dagli avvocati dei familiari di Liliana, che stanno conducendo indagini indipendenti. La sua testimonianza è estremamente interessante. Ecco cosa ha detto. Negli anni 2020-2021, Liliana e Sebastiano venivano almeno due volte al mese da me. Ci sentivamo abbastanza spesso. Era nato un rapporto di amicizia. Nel luglio 2021 arrivarono presso la mia struttura e ricordo che Sebastiano scaricò le valigie e invitò Liliana a portarle in camera. Lei non le prese immediatamente e allora lui le urlò contro e lanciò in modo aggressivo lo zaino a terra. Lei si abbassò per prenderlo. Non avevo mai visto Sebastiano così. Aveva gli occhi fuori dalle orbite. Era molto arrabbiato, faceva veramente paura. Mi resi conto che a Liliana veniva da piangere. Nel pomeriggio dello stesso giorno sentii Sebastiano urlare di nuovo. Quindi, il rapporto tra moglie e marito non era così idilliaco come lui vorrebbe far credere. Inoltre, se fosse vero quanto afferma l'uomo riguardo alla condizione di Liliana, che soffriva di osteoporosi, una malattia ossea, perché allora le chiedeva di trasportare le valigie? Secondo la proprietaria dell'albergo, Liliana era stufa del marito, al punto che in segreto le aveva chiesto di riservare loro una stanza con due letti singoli, evitando così di dover condividere il letto matrimoniale. Questo non sembra proprio un comportamento tipico di un rapporto sano, come invece ha sempre descritto Visintin. Ma c'è di più. Continuando a leggere nel verbale della testimone, «Quando ho saputo che Liliana era scomparsa, ci sono rimasta molto male. Il 18 o il 19 dicembre del 2021 allora chiamai Sebastiano. Lui mi confidò di non essersi subito preoccupato perché ognuno faceva la propria vita. Il giorno dopo o due giorni dopo lo richiamai dicendogli che forse Liliana era stata scippata per rubarle l'oro. Lui mi rispose che la moglie quel giorno non aveva oro con sé, ma solo un orologio di plastica che le aveva regalato poco prima. Il marito dunque si era già accorto che Liliana non indossava la fede al dito quando era scomparsa. Ma su questo dettaglio l'uomo ha fornito due versioni differenti. In un primo momento ha affermato che la fede fosse stata ritrovata dalla polizia durante una perquisizione nel loro appartamento. Successivamente ha cambiato versione, dichiarando che fosse stata la vicina di casa, Gabriella, a notarlo mentre si trovava nella loro abitazione. Quale delle due versioni è la verità? Inoltre c'è la questione dell'incidente. La testimone ha riferito: a seguito delle mie domande più insistenti, Sebastiano si è innervosito e improvvisamente mi ha detto «è stato un incidente». Poi si è ripreso e mi ha detto «cosa sto dicendo? Sono fuori di testa, non so più quello che dico». Dopo il ritrovamento del cadavere ci fu un'altra telefonata. Continua la testimone. Mi raccontò di aver fatto il riconoscimento e che Lilly era morta serena e bella. Continuava a dirmi che non verrà fuori il colpevole, che non verrà mai fuori niente. A giugno del 2023 Visintin è passato da noi ed è entrato in cucina. Diceva che la colpa era dei cugini, di Claudio, Sterpin, l'amante di Lilly, e dei vicini. Gli ho detto che nella mia mente rimbombavano le sue parole di un anno e mezzo prima. È stato un incidente. Lui ha battuto il palmo sul tavolo ed è andato via. In tale occasione erano presenti i miei familiari.
mi hanno detto che ero stata troppo pesante con lui, che avevo esagerato. Sono uscita, era sotto il gazebo e gli ho parlato. Sebastiano ha detto che la storia dell'incidente dipendeva dal fatto che non si ricordava niente di quei giorni e che era in stato confusionale. Gli ho rinfacciato di dire in giro che non litigava mai con Liliana e lui ha ammesso che negli ultimi 6 mesi non la riconosceva più. Secondo l'avvocato Antonio Cozza, che rappresenta la cugina di Liliana, Silvia Radin, e che ha ascoltato la testimonianza, i racconti della testimone sarebbero credibili e verificabili attraverso messaggi e chat tra Sebastiano e la testimone stessa. Quest'ultima ha anche ribadito la sua versione dei fatti durante la trasmissione televisiva Chi l'ha visto. Ma c'è di più. Come accennato in precedenza, la proprietaria dell'albergo ha dichiarato di sentirsi minacciata da Visintin. Forse proprio per questo motivo ha deciso di parlare solo ora, dopo 2 anni. Ha affermato: «A giugno è passato di qua e abbiamo avuto una brutta discussione. Mi ha detto di essere stato abbandonato dagli amici, che tutti pensavano che l'avesse uccisa lui. Io gli ho detto che lui sa che ero amica di Lilly, ma che non sa quello che ci eravamo dette. Lui ha sgranato gli occhi e ha cominciato a camminare avanti e indietro, poi ha minacciato: «La gente non sa quello che sono capace di fare, devi avere paura». Quando gli ho detto che chi ha ucciso Lilly ha i giorni contati perché la verità verrà fuori, ha risposto che non verrà fuori niente e che il caso sarebbe stato chiuso. Gli avvocati Cozza e Nicodemo Gentile, difensore del fratello di Liliana, Sergio Resinovic, hanno consegnato il verbale con le testimonianze alla procura. È probabile che la donna venga interrogata dagli inquirenti. Le sue dichiarazioni non risolveranno il mistero della morte di Liliana, ma potrebbero fornire preziosi indizi sulle sue relazioni personali, sul rapporto con il marito e sulle eventuali incongruenze nelle sue dichiarazioni. Inoltre, recentemente, Visintin ha dichiarato di essere stato vittima di un tentativo di truffa. Qualcuno, presumibilmente a conoscenza delle tensioni con il figlio Pier Giorgio, gli ha inviato un messaggio fingendo di essere proprio Pier Giorgio, chiedendo denaro.